Luca, serata quasi perfetta direi, te protagonista due volte, due reti, sicuramente una serata sotto un certo aspetto diciamo splendida, no? Grande soddisfazione, mancato la vittoria, solo quello forse è mancato. Sì, sicuramente fino al gol del pareggio del 2-2 era stata una serata perfetta, siamo dispiaciuti perché mancava poco, meritavamo di portare a casa i tre punti, non ci siamo riusciti perché hanno pareggiato veramente all'ultimo su un piazzato. Però dobbiamo essere soddisfatti perché era una partita difficile, sapevamo che il Genk è una grande squadra, noi ci siamo preparati bene ed è andata così, dai, un pareggio che ce lo portiamo a casa e continueremo a lavorare. Cosa è mancato? Se è mancato qualcosa, perché in realtà poi insomma, la partita l'avete fatta praticamente per tutti i 90 minuti, il Genk è stato bravo diciamo, a sfruttare poi quella mezza occasione nel finale che ha portato la partita in parità. Sì, fino all'85esimo sicuramente eravamo in partita, abbiamo fatto tutto perfetto. Forse potevamo chiudere la partita perché sul 2-1 basta una mezza occasione per subire gol, però poi sicuramente non dobbiamo subire gol, abbiamo sbagliato, dobbiamo correggere gli errori che abbiamo fatto e saremo pronti per domenica. Senti, tu hai al di là del pareggio che magari brucia un po' nel finale, hai qualche dedica particolare per questa doppietta che sicuramente insomma, ti darà grande soddisfazione sia per te ma per la squadra poi anche, insomma, non è che abbiamo perso, Fiorentina ha sicuramente pareggiato e di fronte c'era un avversario insomma, di tutto rispetto come il Genk. Sì, la dedica è alla mia compagna che è incinta il sesto mese, quasi settimo, quindi va a lei e a tutta la mia famiglia. Beh, allora sicuramente congratulazioni alla tua compagna e torniamo sul lavoro, pochi giorni ancora, no? E c'è già da preparare un'altra partita, quindi una Fiorentina che deve già archiviare questa gara, lavorarci sicuramente penso in settimana, ma poi pensare naturalmente alla trasferta di Udine. Sì, adesso archiviamo subito, già da domani ci prepariamo per Udine che sarà una partita tosta, fisica sicuramente, e dovremo prepararla al meglio. Grazie e complimenti. Grazie.